Le tue crepe quali sono poi alla fine? Sono le crepe di tutto, sono gli abbandoni, sono i passaggi difficili della vita, sono le insicurezze, sono degli addii, cioè sono tutti noi abbiamo tante cicatrici, no? E quindi poi è bello riempirle d'oro, per me l'oro è la musica, è bello dargli un racconto musicale che poi rimane nel tempo, no? E crea una nuova identità di sé, una nuova bellezza. Benvenuti lettori di Domani Press in questo nostro nuovo appuntamento, nel nostro salotto digitale. Quest'oggi sono davvero molto, molto onorato e felice di avere qui con noi Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale, da Super Bowl all'NBA, e poi senza contare che la mente creativa dietro a tanti successi di autori come dei giornalisti, Madame, Jovanotti, Mahmood, Marco Mengoni, ma sono davvero tanti, Dario, non li possiamo elencare tutti. Va bene così. Va bene così? Dario, l'obiettivo del nostro incontro è quello di presentare il tuo nuovo album. La vediamo lì dietro di te, Duality, un lavoro discografico che contiene 20 tracce e che effettivamente si divide tra queste tue due nature, no? La natura un pochino elettronica e quella analogica, che questa volta però rispetto al passato non hai fatto convivere, ma le hai proprio divise, le hai scisse. Com'è nata questa esigenza? È nata proprio dalla voglia, la volontà di fare qualcosa di nuovo che non avessi mai fatto prima, quindi indagare queste due parti di me, il pianoforte, un certo tipo di emotività e quella più impetuosa dell'elettronica, ma non farle convivere, non mischiarle. E sono voluto proprio, ho scelto di andare agli estremi di questi due mondi proprio per capire cosa succedeva. E quindi a volte negli estremi, andando agli estremi delle cose, è proprio lì che si trovano delle risorse inaspettate, no? A proposito di estremi, oltre agli estremi, hai trovato anche i punti cosiddetti cardine fondamentali da cui partire, perché poi nella tracklist si legge che la partenza parte dal parallelo 43, quindi parte da Ascoli Piceno, che è un po' la tua casa. Che rapporto hai con questo luogo? È un rapporto meraviglioso perché è il luogo che durante l'adolescenza mi ha dato dei limiti perché era un luogo di provincia come tutte le province, ma proprio questi limiti hanno permesso che io iniziassi a costruire tutto un grande sistema di immaginazione, di sogni che mi ha fatto poi uscire fuori per poi tornare a casa comunque puntualmente perché ogni show lo allestisco lì, molti del mio team vengono da lì, mi piace sempre tornare a casa perché è un posto che amo fondamentalmente, che mi ha dato proprio tanto, soprattutto la possibilità proprio di andarmene. E quindi Parallelo 43 è proprio il punto di partenza di questo tracciato dell'album. Paralleli poi che nei luoghi che sono sia luoghi reali che spesso anche poi luoghi dell'anima, luoghi dove perdersi, che comunque sono anche sinonimo e correlativo oggettivo di determinati stati d'animo e determinate filosofie anche di vita. In questo c'è molto Giappone all'interno dell'album perché ci sono una serie, oltre ovviamente ai titoli, ci sono proprio dei riferimenti che si rifanno alla cultura giapponese e alla sua filosofia. Com'è nata questa passione? È nata circa 20 anni fa perché comunque mi sono avvicinato prima di tutto a un certo tipo di buddismo, ma poi comunque quel tipo di immaginario lì, anche i film di animazione di Miyazaki mi hanno sempre colpito perché sono film che imprevedibili, dove i personaggi a volte apparentemente fuori dalle righe creano una sorta di resistenza, no? Perché li vedi, li ho sempre visti al primo impatto molto lontani, molto strani, però alla fine se fai parlare, ti lasci andare, fai parlare l'inconscio, in tutti quei film c'è sempre qualcosa di davvero catartico che
e profondo che li ha resi speciali. Quindi, e poi ci sono tanti temi della filosofia del pensiero giapponese che sono meravigliosi, che possono servire a tutti nella vita di ogni giorno, ecco. C'è anche riferimento al Kinti Suji, c'è cioè questa propensione nel riempire le ferite o comunque le crepe di oro. Le tue crepe come, quali sono poi alla fine? Fanno le crepe di tutto, sono gli abbandoni, sono i passaggi difficili della vita, sono le insicurezze, sono degli addii, cioè sono tutti noi abbiamo tante cicatrici, no? E quindi poi è bello riempirle d'oro. Per me l'oro è la musica, è bello dargli un racconto musicale che poi rimane nel tempo, no? E crea una nuova identità di sé, una nuova bellezza. Non bisogna avere paura di mostrarlo. La musica che, come hai detto tu, poi viaggia su questi sub-duality, su questi due binari che in questo caso non si incontrano. Nella creazione di questi brani, qual è stato il tuo laboratorio creativo? Come cambia anche rispettivamente alla versione, diciamo, più classica, quella col pianoforte, e quella invece da ingegnere del suono che combina delle atmosfere elettroniche anche molto particolari? Sono sicuramente due approcci diversi. Uno fortifica l'altro, nel senso che essendo un tipo che ama comunque cambiare in continuazione, l'alternanza di questi due approcci permette sempre di poi tornare lucido sull'altro una volta che prendi una pausa. È proprio questo il gioco, no? Quindi una volta che entro nella dimensione del piano solo, arriva un certo tipo di saturazione, stacco, vado nel mondo elettronico che è totalmente geometrico, pieno di beat, pieno di pulsazioni, e anche lì arrivato a una saturazione, mi permetto di distendermi e tornare nell'aspetto più meditativo, intimista del piano solo. Sono due aspetti fondamentali di me, devo dire. Convivono bene perché è proprio un processo naturale di alternanza dei due approcci. Dario, senza girarci troppo intorno, quando si parla di te, quando si legge il tuo nome tra gli autori, tra comunque i produttori di un brano, quasi a colpo sicuro potrei dire, si pensa subito a un grande successo, perché poi di fatto se li andiamo a esaminare tutti, da Magnifico con Fedez, Io ti aspetto di Marco Mengoni, Occhi profondi di Emma, Luca Carboni, poi c'è il famoso Soldi di Mahmood che ha vinto Sanremo con quel battimani così ipnotico. Di fatto, cioè, quello, a proposito di oro, ecco, tu sei definito un po' il re Mida della musica italiana, ma alla fine come ci riesci? Come si fa a lavorare con così tante personalità diverse e riuscire poi a capire quella che è l'ideale di ognuno di loro e essere anche così poi appetibile alle radio, al successo su Spotify, sulle piattaforme e non solo, ecco. Non lo so come si fa, non c'è una formula magica. Credo che sia stato un processo molto, molto naturale, in verità, quello di prendere il meglio da una situazione e farla splendere in un modo o nell'altro. A volte ci si riesce, a volte no. Comunque, non c'è una formula matematica che ti fa fare delle hit. E non è detto che io lo faccia ancora in futuro, più che altro. Quindi vediamo cosa accadrà. Ma quando sono nati, diciamo, ecco, prendiamo per esempio il brano Soldi con Mahmood, no? In questo caso da dove si parte? Sei partito dal testo, dalla voce di Mahmood? Cioè come avviene poi effettivamente il lavoro sui pezzi che, diciamo, non riguardano unicamente te, che coinvolgono anche tutti quanti gli altri artisti? Sicuramente per Soldi Mahmood aveva già il canovaccio del testo, aveva già delle parti di melodia, poi è stato a me dargli un corpo
sonoro e un'idea di arrangiamento, anche di parti, di struttura del pezzo. Quindi è stato comunque un lavoro a quattro mani, ma che aveva già una scintilla iniziale molto potente, molto forte, che era quella di Alessandro. E spesso invece avviene che dei brani partano proprio da zero, assolutamente da zero, e nascono in 2 o 3 ore in studio. Cioè, a volte dei brani invece hanno bisogno di 3-4 giorni, a volte hanno bisogno di mesi per maturare, non c'è mai una regola davvero. Nel 2022 sei stato anche maestro concertatore per la Notte della Taranta. Anche quello, voglio dire, è un'esperienza molto particolare perché ti sei poi andato a confrontare con i suoni del Mediterraneo, del Sud. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Mi ha lasciato. È stata un'esperienza meravigliosa e mi ha lasciato un tesoro che porterò sempre con me, perché comunque ho cercato di rispettare la tradizione di con timore, rigore e tanto duro lavoro, durato mesi. Ho cercato di entrare nel dettaglio di tanti brani, capire cosa potevo trasformare, capire cosa no, capivo cosa si poteva toccare, cosa no, e questo è stato fatto insieme all'Orchestra Popolare, a Gianluca Longo in particolare, che era un po' il coordinatore dell'orchestra. Quindi abbiamo fatto un lavoro davvero faticoso, lungo, ma appagante, perché poi suonare e quando ti torna indietro tutta l'energia dei 200.000 che erano lì, la gioia di quell'evento, sicuramente è un'energia inesauribile. Tu sei anche un appassionato di tecnologia, oltretutto la tecnologia la utilizzi anche nel tuo lavoro, nella composizione. E mi piace anche molto il lavoro che fai anche per quanto riguarda il livello visual, no? Che si accompagna alla musica. Spesso i tuoi brani possono essere colonna sonora anche di orizzonti così visivi molto particolari. Oggi si parla anche di musica legata al tema dell'intelligenza artificiale, cioè che nel futuro ormai vicino a noi, una macchina possa in maniera così, autonoma produrre anche dei brani. Cosa ne pensi di questo aspetto? Insomma, fa effettivamente un po' paura, sembra un pochino così una visione un pochino apocalittica, però effettivamente è ciò che potrebbe accadere anche. Sì, poi però c'è sempre qualcosa che fanno quei 21 grammi dell'anima che una macchina sicuramente non ti potrà dare, quindi sicuramente ci può essere una varietà di possibilità su quel lato lì. Non posso escludere, anzi, può capitare che l'intelligenza artificiale in futuro riesca a produrre dei brani secondo dei parametri che vengono comunque categorizzati, no? E poi miscelati, però manca sempre l'esperienza, l'emozionalità, quel quid che ha fatto scattare un accordo, un passaggio di una melodia invece di un altro, e quindi non so, è una guerra che la vedo già persa in partenza sul lato dell'unicità, dell'emotiva, dell'atto creativo, ecco questo. Ti faccio una penultima domanda ritornando a Duality. Le tracce sono 20 e, come abbiamo già detto anche prima, sono divise in due parti e veramente esplorano tanti lati poi dell'animo umano. Ma se dovessi scegliere una traccia, una soltanto, che in questo momento va a definire il tuo stato d'animo, quale sceglieresti e perché? Beh, sceglierei Petali in piano solo, perché è un brano che non mi stanca mai, lo vedo anche in questi giorni quando lo suono in piano solo. È un brano che veramente non è inesauribile per quello che riguarda, per quello che mi comunica. E della parte elettronica, forse adesso, non saprei, forse We're Ready to Shine Again è un brano che mi piace molto, che mi arriva dritto, e anche quello mi sembra molto longevo alle mie orecchie, ecco. Ecco, però vedi, anche questa volta hai scelto comunque due aspetti, sia dal lato A che dal lato B, quindi effettivamente questa dualità è proprio insita in te anche per definirti, quindi assolutamente.
Io ti ringrazio veramente tanto. Noi parafrasiamo, come ultima domanda, parafrasiamo il titolo del nostro magazine. Ci chiamiamo Domani Press e chiediamo a tutti quanti i nostri ospiti: come vede il domani, Dario Faini? Quali sono le tue speranze e le tue paure? Così una frase, una suggestione, quello che vuoi, da lasciare sul nostro muro virtuale per tenerti con noi sempre. Come vede il domani, Dario Faini? Come vede il domani? Lo vedo fluido e coraggioso. Basta. Ecco, quindi come un haiku, anche questo, assolutamente dritto e diretto. Tra l'altro c'è anche da dire che Fluid Love è anche una dei, diciamo, dei titoli di un tuo brano, ma anche lì molto particolare, no? Dove ritorna effettivamente questo concetto. Esattamente sì. Va bene, io ringrazio veramente tanto Dario Faini per essere stato qui con noi. Ricordo ancora una volta il suo ultimo album Duality. Mi raccomando, mettete mi piace sulla campanella in basso per essere sempre aggiornati sulle interviste del nostro salotto digitale. Potete anche scaricare la nostra sigla Solo Good Vibes presente su Spotify. Grazie ancora Dario per essere stato qui con noi. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao Dario. Ehi tu, dimmi come stai, nel caso non hai 4G wifi, sta iniziando una puntata e tu lo sai, domani presto dimmi che ci stai. Ehi tu, dimmi come stai, nel caso non hai 4G wifi, l'indirizzo lo conosci, puoi cliccarlo, dai, domani presto dimmi se ci stai. Guardiamo al futuro, ma sicuro parliamo, commenti che giuro, guardano lontano. Domani presto, come vedi il domani, ti prego parliamone senza stress, andiamo avanti, seguiamo i piani. Quali sono le tue speranze per il futuro? Io spero che ce ne sia uno. Domani presto è il miglior canale per ascoltare, tu scriviti, non te ne pentirai, te lo assicuro. Domani presto, domani presto.